Innanzitutto devo dire che, come è ben noto, che l'apertura degli archivi dell'archivio segreto Vaticano dal 1922 al 1939 ha consentito a molti studiosi di visionare delle carte che sono una documentazione che è veramente molto ricca e preziosissima appunto per chi fa ricerca storica, e sono già usciti una serie di contributi importanti per la storia dei rapporti tra il Vaticano e il fascismo e per approfondire anche la lettura su filoni di ricerca più nuovi dello stesso fascismo. Penso ai lavori sul fascismo totalitario di Emilio Gentile, ma penso soprattutto ai lavori da quelli del qui presente professor Melloni, ma di Renato Moro, anche della Fattorini, che hanno cominciato ad arare questi preziosissimi archivi. E a questi lavori proprio sui rapporti tra la Chiesa e il fascismo, che sono uno dei momenti principali della storia del ventennio, si aggiunge adesso questo lavoro di Lucia Ceci, che è veramente un bel lavoro. È un bel lavoro, è un lavoro documentato, è un lavoro che apporta, a mio giudizio, delle riflessioni molto importanti, e soprattutto è un lavoro che scava su un momento che è un momento cruciale. È un momento cruciale nella storia del regime, è un momento cruciale nella storia dei rapporti tra la Chiesa e il fascismo, cioè la guerra d'Etiopia. Ricordiamoci che l'Etiopia è uno Stato cristiano, membro della Società delle Nazioni, che viene aggredito dall'Italia fascista, che viene condannata dalla Società delle Nazioni e viene anche condannata a livello di opinione pubblica dei paesi democratici, viene condannata anche per una condotta di guerra, che è una condotta particolarmente feroce, come è stato poi ampiamente dimostrato fin dai lavori, direi, pioneristici di Del Boca. Non è possibile dare conto di tutto il lavoro di Ceci, d'altra parte qua ci sono altri autorevoli colleghi che parleranno di questo lavoro, e io mi limito a un argomento solo, cioè quello del consenso. Però facendo una piccola premessa, dal lavoro di Ceci, non è una scoperta, però questo emerge ed è importante, dal lavoro di Ceci viene fuori che non è assolutamente possibile considerare la Santa Sede come un monolite. Questo è qualche cosa che è diciamo nell'opinione corrente, lo sappiamo, lo vediamo in tutti i momenti storici, lo vediamo anche oggi. Vale a dire che la Santa Sede è un crocevia anche di conflitti, è un crocevia di divisioni, è un crocevia di posizioni differenziate. In particolare, naturalmente, per quello che riguarda l'argomento che ha trattato Ceci, noi vediamo che, come spesso accade nella gestione della Santa Sede, c'è una profonda divisione con i di posizioni, insomma, c'è una divisione di posizioni tra quelli che sono i vescovi italiani e l'entourage, in questo caso, del Papa, e di alcuni, con le dovute eccezioni, di alcune grandi personalità, e penso per esempio a Tardini, che poi Ceci cita in vari momenti. Lascio questo argomento che però è quello che spiega il Papa deve tacere, insomma, no? Perché quindi vuol dire che ci sono delle posizioni diverse, differenziate e estremamente conflittuali. Come avverrà anche in un altro momento, naturalmente. Un altro momento, secondo me, drammatico, che è quello dell'intervento dell'Italia, non tanto nella Seconda Guerra Mondiale, quanto poi nella guerra in Russia. Anche quello sarà uno degli argomenti in cui noi troveremo queste posizioni differenziate. Se avremo tempo, magari in una replica, torno anche su questo. È abbastanza noto, e il nostro coordinatore l'ha appena sottolineato, che la guerra di Etiopia è il momento in cui gli storici hanno stabilito come il momento del maggior consenso del fascismo.
è un argomento controverso, l'argomento del consenso al fascismo, ma in ogni caso è evidente, e su questo Lucia Ceci ci dà ovviamente una dimostrazione ulteriore, su cui io non posso che essere d'accordo, perché anche i miei studi sull'opinione degli italiani durante il regime mi ha confermato che è il momento del maggior consenso, del maggior entusiasmo popolare nei confronti dell'impresa bellica. E naturalmente il consenso cattolico è uno degli aspetti principali di questo clima di entusiasmo che si registra intorno all'impresa etiopica. Il consenso dei cattolici è sempre stato per Mussolini un elemento fondamentale nella costruzione e nella stabilità del regime fascista. È qualcosa che Mussolini ha sempre perseguito e non poteva fare altrimenti. Con la guerra d'Etiopia però si ha un salto. È questo che a mio giudizio è uno dei contributi maggiori di questa ricerca, vale a dire che proprio il consenso guadagnato nelle file dei cattolici e il tipo di consenso guadagnato nelle file dei cattolici con la guerra di Etiopia fa sì che convince, a mio avviso, il fascismo, convince Mussolini che si può andare avanti nella svolta totalitaria. Cioè non è più un consenso solamente funzionale alla stabilità di un regime autoritario, che naturalmente si pone il problema della sua durata, quanto con la svolta della guerra di Etiopia questo consenso si convince le alte sfere del fascismo che si possa andare avanti, cioè si possa compiere una svolta totalitaria. Perché? Ma a mio giudizio, dalla documentazione che emerge dal lavoro della Ceci, per la prima volta noi vediamo una omogeneità fra quelle che sono le posizioni del clerico fascisti, cioè di quella parte del mondo cattolico e soprattutto dell'intelligenza cattolica, che ha un progetto, diciamo, un progetto totalitario attorno su questo, e il resto dell'opinione pubblica cattolica. Su questo elemento di aver trovato un terreno omogeneo, è come se si saldassero due filoni, è su questo che il regime punta per arrivare al discorso totalitario. Non è casuale, in una ricerca sulla percezione del totalitarismo negli ambienti dell'antifascismo, non è casuale che sia stato proprio Sturzo, fin dal 1924, a sottolineare quella che era la possibile natura totalitaria del regime. Mentre nel 24, ancora nel mondo dell'antifascismo, nel mondo degli oppositori al regime, sono pochissimi gli antifascisti che percepiscono una natura totalitaria nel fascismo. E non è casuale che sia Sturzo. Non è casuale che sia Sturzo, perché lui legge quello che sta in proiezione, progettando il fascismo, sulla base di quella che è una vocazione, un disegno, se volete, totalitario presente negli ambienti ecclesiastici. E sto parlando di teorici cattolici estremamente di rilievo nell'intelligenza clericale. L'obiettivo di una società e di uno Stato cattolico si allarga al sogno di una civiltà cattolica che, proprio grazie alla guerra coloniale, proprio grazie alla conquista dell'impero, rilancia il sogno di un impero dei papi. Se noi andiamo a vedere alle teorizzazioni dei clerico-fascisti, cioè di questa intelligenza clerico-fascista, e andiamo a sostituire l'aggettivo cattolico agli aggettivi dell'Italia fascista, della fascistizzazione integrale della società, e noi troviamo che c'è una sintonia, basta cambiare un aggettivo.
E d'altra parte c'è un capitolo nel lavoro di Lucia Ceci che ci dà tutto il senso di questo progetto. Sì, il capitolo è Apoteosi e devozioni clerico-imperiali, è un capitolo molto godibile per molti aspetti, insomma dalle armate che vengono consacrate al Sacro Cuore di Gesù, alle Madonne che portate in pellegrinaggio di fronte alle schiere dei soldati che vanno al fronte, alle cerimonie dell'oro alla patria, cerimonie che hanno un valore simbolico gigantesco, naturalmente, su cui mi soffermerò alla fine. Quindi diciamo sembra quasi che si possa realizzare il sogno di un fascismo, di un totalitarismo cattolico grazie allo strumento del fascismo. Eppure naturalmente i problemi ci sono dei problemi che emergono, tant'è vero che Ceci parla poi di una breve durata dell'infatuazione clerico-imperiale. Sicuramente è una breve durata della commistione fra clerico-fascisti e cattolici, perché a mio giudizio la durata dell'infatuazione clerico-imperiale continua, e appunto per questo all'inizio avevo parlato della guerra in Russia. Un'ultima osservazione. Poteva il fascismo realmente pensare di creare un regime totalitario e quindi una religione laica fascista, prescindendo dalla religione cattolica? Punto interrogativo. Perché è chiaro che se noi partiamo dall'assunto che il consenso guadagnato nel mondo cattolico, la osmosi che nel mondo cattolico si realizza tra clerico-fascisti e cattolici, e quindi il via all'operazione totalitaria, se questa interpretazione è corretta, il via all'operazione totalitaria del fascismo però portava il fascismo a servirsi di questo per poi creare una religione fascista. Così come, in questo caso è speculare, se noi vogliamo dare credito a un progetto totalitario cattolico, è l'inverso, no? Cioè la religione rimaneva la religione e il discorso era: si può creare un totalitarismo cattolico. A mio giudizio era impossibile che il fascismo creasse una sua religione. Noi sappiamo benissimo come la religione, inteso come culti, riti, simboli, fede, appunto, devozione, eccetera, sia l'elemento base di tutti i totalitarismi. È una religione laica, naturalmente, per quanto riguarda sia il nazismo, sia per quanto riguarda lo stalinismo. Per quanto riguarda il fascismo, fin dall'inizio di questa costruzione di Stato, totalitario tra virgolette, o comunque di idea di stato totalitario, è la religione cattolica che viene usata, non ancora una religione laica, o perlomeno di religione laica c'è ben poco. E questo era ovviamente obbligato, era una strada obbligata in Italia, mentre non è ovviamente in Germania, così come in Unione Sovietica, era possibile costruire una religione laica da parte di un regime totalitario. In Italia non era possibile, perché non solo perché c'è un paese a stragrande maggioranza cattolico, che è una banalità se volete, ma perché c'è un paese che è culturalmente arretrato, che è un paese debole, diciamo, è un paese civilmente debole, in cui la religione è un collante all'interno di questo popolo, la religione cattolica. Tardini, che io ho citato come uno degli esponenti delle gerarchie ecclesiastiche invece vicine alle posizioni di Pio XI, cioè assai, e molto critiche nei confronti del fascismo, ci sono delle
dei giudizi dati nel 35 che vengono citati a pagina 138 del lavoro della CECI, in cui Tardini fa i conti di 13 anni di fascismo e questi conti sono molto negativi. Però Tardini dice c'è un popolo debole, è un popolo non evoluto, in cui effettivamente poi un popolo che vive di una religione cattolica già vissuta in termini molto spesso di magia, di superstizione, il che ci riporta proprio a tutte le apoteosi e devozioni clerico-imperiali. E in questo senso Mussolini non ha una scelta. Se si vuole incamminare sulla via del totalitarismo, per incamminarsi sulla strada del totalitarismo deve cercare di mischiare simboli laici con simboli cattolici e a poco creare uno strano totalitarismo. Gli sembra, lo ripeto, di aver raggiunto la sintesi con la guerra in Etiopia, ma non si renderà conto che la Chiesa non gli concederà mai questo potere. Quello che ha ceduto al momento della guerra di Etiopia non cederà con l'alleanza con la Germania nazista e con la Seconda Guerra Mondiale. E io mi fermerei qua per il momento. Grazie.